Ciao persone glitterose, oggi farò il wrap up del mese di febbraio. Non ho letto molti libri al posto di gennaio, perché a gennaio ne ho letti tipo 6 o 7, non mi ricordo più. Ne ho letti solo 1, 2, 3, 4 più due novelle che avevo già letto, quindi è una rilettura. Ma iniziamo subito e partiamo in ordine dal primo all'ultimo. Il primo libro che ho letto a febbraio è stato Bellezza crudele di Rosamund Hodge, ed è della serie Cruel Beauty Series, è un romanzo della Newton Compton Editori. E non mi è piaciuto per niente, ma se volete la recensione ve la farò in un altro video. Il secondo libro che ho letto è stato Storia di un cane che insegnò ad un bambino la fedeltà di Luis Sepúlveda. E l'ho letto in un giorno ed è edito da... aiuto! Edito da Guanda, comunque eccolo qua. Anche se di questo, se volete la recensione, scrivetemelo qua sotto nei commenti e io vi farò anche la recensione di questo. Il terzo libro che ho letto è stato Impuro di MJ Heron, che è il terzo e ultimo libro di una saga che non so come si chiama in realtà, edito dalla Dea, e gli altri due libri sono Implosion e Insidia, e di questi tre libri avevo già in mente di fare una recensione, quindi il prossimo video sarà la recensione di questa magnifica trilogia, e da qui si deduce che io ho amato questa trilogia, soprattutto la fine di Impuro mi ha fatto piangere, ma davvero piangere. Quarto libro che ho letto nel mese di febbraio è stato Peter Pan di Barry con uno scritto di Antonia Beat, non so se si pronuncia così. E vabbè, è bellissimo, cioè c'è poco da dire. Purtroppo ci ho messo tanto a leggerlo, non perché sia difficile il contenuto, ma perché avevo altri impegni e per cui non potendo... Aia, mi fa male il braccio. Non potendo leggere tutti i giorni, se no l'avrei finito anche in 2 giorni. E quindi sì, è anche per questo che non ho letto molti libri questo mese. Le novelle che vi mostro sono tratte dal libro delle cronache di Magnus Bane. E sì, ne ho due copie. Una in cartonato con la copertina rigida. E questa l'ho comprata, sta uscendo la matita, in versione bestseller, perché almeno questa sarà meno intonsa, perché con la versione rigida non c'ha né sottolineature né post-it, perché la voglio tenere così perfetta. E invece questa voglio segnarmi le frasi più belle e più divertenti delle cronache di Magnus Bane. E le novelle che ho letto sono, ora ve le dico i titoli perché non me li ricordo più, sono Cosa accadde in Perù, perché è una delle mie preferite, Vampiri Scones ed Edmund Arundel, che non è che mi piace tanto, però vabbè. Sì, la seconda l'ho saltata, ma la leggerò perché prima voglio concentrarmi su quelle che mi sono piaciute di più. Come vedete, ho un sacco di post-it e sono qua. Anche se l'ho già letta, ripeto, le ho già lette. E niente, le letture del mese di gennaio sono queste. E ripeto, il prossimo video che farò, ho già in mente di fare la recensione di questa magnifica trilogia, che non è molto conosciuta, però è bellissima, fidatevi. E sì, e niente. Sì, mi è arrivato un messaggio. Ciao, messaggio di non so chi. E niente, questo video finisce qui. E alla prossima. Ciao, persone glitterose.